come ospite a Gino Andrea da Silvia Costa. Andrea da Silvia Costa, Parlamento Europeo, Presidente della Commissione Cultura, qui a Venezia, al Venice Production Bridge in particolare, per festeggiare gli anniversari molto importanti. Cominciamo con i 25 anni del programma Media. Il programma Media ha cambiato la fisionomia del cinema europeo negli ultimi 5 anni e quindi mi pare molto giusto festeggiare. Sì, domani sarà una giornata importante perché insieme anche alla Commissione, al Commissario Auletti, come poi insomma ci saranno ovviamente il Presidente Baratta, e sarà un momento anche un po' solenne con i cineasti europei, diciamo, perché questo è un anniversario davvero importante, nel senso che il Media è un programma di successo, un programma che ha reso possibile la produzione, la distribuzione della conoscenza e anche, diciamo, la crescita della cultura cinematografica europea indipendente, ha reso possibile anche non soltanto alla distribuzione o al sostegno ai progetti di produzione, non alla produzione stessa, ma a tutta la catena del valore dei film, di poter essere sorretta laddove insomma lo compro. Penso alla rete Europa Cinema, che oggi in qualche modo si è ampliata, penso all'aiuto anche alla rete all'estero, penso all'aiuto alle coproduzioni europee, penso anche a tutti i progetti di produzione, anche magari di piccole e medie cinematografie europee, che hanno potuto vedere la luce. E credo che però accanto a questo il più importante tra le medie è quello del fatto crescere lo spazio europeo della cultura cinematografica, che sostiene la formazione, la ricerca in questo campo e anche a tutte le nuove italiane e anche alla novità della scuola dell'Europa. Quindi è una grande forza, una grande debolezza. La diversità culturale e linguistica è la grande potenza, diciamo, è il fattore, il DNA dell'Europa, ma poi rendere, come dire, superare i borders, no, i confini nazionali è l'altro problema, e quelli internazionali è ancora. Forse oggi dobbiamo giocare due grandi mission, quella della valorizzazione dell'università culturale, rispettando la catena di valore anche negli enti digitali, e dall'altra quella di rafforzare la base industriale. Oggi Media è dentro il programma di cooperativa, di cui sono stendi la porta, si dice, e stiamo preparando per la prima volta entro dicembre, vi sto presentando un rapporto sull'implementazione del programma, in attesa che l'anno prossimo sia la mitad del valore, diciamo, con la Commissione. Per la prima volta domani si presenterà il nuovo strumento finanziario che abbiamo visto in Europa Creativa e che riguarderà moltissimo anche l'industria culturale, ma anche il cinematografico audiovisivo, ovvero uno strumento finanziario di credito agevolato e manirato da piccola e media impresa audiovisiva, e che sarà aggiornando in corso, speriamo che anche l'Italia partecipi attivamente, perché questo aiuterà, aggiungerà alle risorse dei media dell'Europa Creativa anche risorse che vengono esterni, però facilitano, perché il problema del finanziamento è il problema base all'inizio, perché poi un'altra questione è il problema della distribuzione. Infatti il programma Media copre tutta la filiera, come si diceva prima, quindi non è solo più aiutare a produrre il prodotto film, ma anche a direi che quasi in un certo senso i due poli più importanti del programma, della filosofia del programma, sono non tanto aiutare la produzione, queste sono più le leggi nazionali, che potrebbero essere le leggi nazionali sul cinema, che saranno tutte la cosa, ma far della cosa di accedere a, diciamo, a fare, a realizzare quei progetti, da un lato, si finanziano le sceneggiature, le coproduzioni e la distribuzione e la vita all'estero, quindi proprio tutta la catena. C'è un'altra importante festa da fare, sono i 10 anni del Premio D'Urso. Il Premio D'Urso è un premio molto importante che, appunto, sempre nell'ottica di cui stiamo parlando, aiuta la distribuzione europea di film. Vengono scelti 3 film ogni anno e vengono sottotitolati e distribuiti in tutte le 24 lingue ufficiali. E compie 10 anni. Com'è stato il percorso di questi 10 anni? È interessante, perché è stato un percorso, devo dire, in continua crescita, nel senso che è nato come un'idea geniale, appunto, 10 anni fa, del Parlamento. È intanto rimasto ancora l'unico esperimento del genere, cioè un premio cinematografico, che avete dove la giuria europea internazionale autonoma, indipendente, sceglie per la prima selezione dei primi 10, ma poi l'ultima parola ce l'hanno dal Parlamento europeo. Quindi, in questo senso, un Parlamento che intanto comincia a vedere i film, che non ha già terapia, come dire, secondo, che poi dà un voto.
fatto, e quindi alla fine c'è, insomma, si incrocia anche questo giudizio, no? Di rappresentanti della fortezza, no? E il fatto che si celebri l'ultimo giorno, la solenne, come dire, festa finale, celebrazione e l'annuncio del vincitore in plenaria, vi assicuro che è perfetto a noi, ma penso anche ai cineasti, quindi è molto, molto più ai cineasti. Poi per i nostri, hanno detto sia Segre che per i nostri, soprattutto per noi. Allora, tanto quanto io fanno degli speech, questi autori meravigliosi che sono delle lezioni politiche anche noi. Quest'anno, come vi ho accennato, quello che si genera di là, qui, ovviamente, ospitiamo i finalisti, come lei ha detto, non soltanto il vincitore, ma i primi finalisti potranno andare nelle 24 di novembre di tutta l'Europa e anche all'estero. Domani mattina potremo nello spazio dei giovani autori che sono sempre finalisti dei, che sono sempre stati ospitanti, questo è cresciuto nel tempo, che Venezia di come il primo è sempre ospitato, oggi ce ne sono anche altri, tanto di Bari e altri. E ci sarà l'incontro con il cui chiamiamo i 28 ambasciatori dell'URSS, i 28 cinefili europei che in ogni paese promuovono insieme ai parlamentari la conoscenza della produzione di questi film e che promuovono dibattiti sui temi di questi film. E sono portati in questi giorni tre film finalisti che sono, vorrei ricordarvelo ai nostri ascoltatori, La mia vita da zucchino, lo Jet, che è una, che la chiamo un film di animazione, che poi sarà in pre-visione anche a ufficiale, diciamo, a Lucca, il castello della Nazione di Lucca, di Claude Barras, che è una coproduzione svizzero-francese. Poi c'è appena con gli occhi, bellissimo, esiste un film sulla televisione di oggi, di un'autrice che è la Musique tunisina, ed è una coproduzione anche più interessante della Mediterranea, perché c'è Francia, Belgio, ma anche Tunisia e Iraq. E poi c'è Tony Erdmann, che è un film di Sharon Day, ed è una coproduzione Germania, Austria e Romania, e quindi anche più interessante perché sono incoraggiate da una coproduzione. Sì, sì, lo spettro di paesi partecipanti è sempre più ampio. E faremo una cosa molto bella, perché per celebrare i 10 anni, che pensavo sono 100 film, ma pensavo 10 finalisti di ogni anno, no? Che hanno in qualche modo avuto un'audience molto più vasta, che per questo punto sono stato molto diverso, e anche più tematiche che sono tematiche che spesso hanno anticipato anche i danni e anche diciamo, le questioni, no? Europee, dall'immigrazione ai temi del lavoro, ai temi della discriminazione, penso al film di Lisbon, lo scorso Mustang delle giovani più, che oggi si rivela che non si interessa, non si rivela se diverse culture. Quest'anno noi faremo 10 ottobre a Bruxelles, quindi tre della seconda invitata, deve esserci, come sempre, poi voglio fare tutto. E il 10 settembre ho visto, il 10 ottobre sarà sulle scene di Bruxelles, durerà tre mesi al Parlamentarium, interessante un po' così culturale a quanto per meglio, e quindi la missione di cultura ospiterà questo. Ma l'attività a Venezia non finisce qui, perché lei è attiva e è coinvolta anche in una nuova diciamo sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, che si chiama Migrarti, che è un premio dedicato ai corti e ai documentari che vedono il coinvolgimento diretto dei nuovi italiani nella loro produzione, partecipazione e creazione. È il primo anno che si fa, il presidente della giuria sarà Ferzan Ospete, che è il perfetto rappresentante di quella tipologia. E come è venuta? Come è nata? Allora, intanto rendiamo merito al ministro Franceschini, certo, perché questa è un'iniziativa proprio del Ministero della Cultura italiano, che è naturalmente molto sostenuto e che appunto io sono con piacere abbiamo più presentato insieme. Migrarti è una bellissima intuizione, che è quella di dare voce e di favorire nei processi cosiddetti di integrazione, di fronte alla sfida culturale, oltre che umanitaria, eccetera, la possibilità che con gli occhi e con le voci e con l'intelligenza e con la creatività delle persone che in questo momento appunto attraversano, no, l'Europa, l'Italia in particolare, che sono, come dice lui, appunto i nuovi italiani, possano avere accesso a far conoscere, a presentare la loro cultura, questo è molto importante. E noi l'abbiamo anche recepita e incoraggiata, quindi l'Italia si presenta con questa best practice, ma l'Europa, che di cui si dimostra spesso il lato purtroppo drammatico dei rifiuti, dei confini che si chiudono e dei muri che si alzano, però noi abbiamo
lavorato alla Commissione, che per quel nazionale hanno fatto due bandi interessanti, uno su Erasmus e uno su Europa Creativa, dedicato proprio alla promozione di progetti, in questo caso progetti per almeno due paesi, ossia di associazioni, eccetera, o istituzioni culturali, ma non solo, audiovisivi, eccetera, eccetera, che appunto dessero, che presentassero anche queste iniziative europee in questo campo. I risultati del bando relativo che sarà questa settimana saranno 12 progetti adesso, 10-12 progetti che saranno vincitori, quindi auguro sia anche quello a guida italiana, uno o meno di italiano, e dall'altro, anche se abbiamo notato che hanno partecipato più i paesi dell'est e del nord Europa, forse perché si sono fratelli per la prima volta con una massiccia arrivo, e anche perché era il mese dell'anno quando c'è stato scritto qui. Sì, ma sì, io spero sì, che questa cosa vada avanti, che manda una notizia permanente europea. E dall'altro, l'altro è molto interessante, invece che l'Italia ha studiato moltissimo, con il 7% della sociologia italiana, e giocati più sull'education e sul dialogo culturale. E io ho fatto l'occasione di presentare questa proposta, che è diventata una risoluzione del Parlamento, quella che è chiamata per il corridoio educativo per i giovani, che scritta adesso la Lost Generation, che sono i campi propri di persone comuni, in attesa di ricevere l'asilo o dei propri rifugiati, perché si raccoglie dell'università, ma anche delle accademie, non si può fare. Sì, sì, perché c'è il rischio di perdere un tempo. Assolutamente. E la prima cosa che chiedono le famiglie e i ragazzi. Quello è perché ha avuto senso. A proposito, Venezia, la Carcosta insieme alla UAM e alla Biblioteca Torino ha presentato il primo progetto per questi corridoi educativi al mio ministero. Ed è molto bello che 50 ragazzi rifugiati nell'ambito delle culturali e della cultura. Io penso che sia un esempio.